Ciao a tutti, è piena estate, stiamo sempre di più all'aperto, anche oggi non sono nel mio studio ma sono qua, come vedete, in una situazione bucolica e ho pensato di spiegare come sfruttare Logic per le situazioni live, all'aperto, sul palco, per la gestione delle basi, perché c'è molta confusione secondo me al riguardo e con un minimo di preparazione. Proprio minimo, che vi spiegherò adesso, c'è la possibilità di gestire delle sequenze senza dover per forza di cose mettere le mani sul computer durante un'esibizione. Adesso io creerò da scratch, da zero, un progetto con alcune canzoni e vi farò vedere il metodo. Allora, innanzitutto questo è un progetto vuoto, normalissimo. Adesso vado a prendere delle canzoni che saranno le mie basi di un live, di un ipotetico live. Le ho trascinate nel progetto. Cancello la prima traccia. Command A e poi Z. Adesso seleziono tutte le tracce e le metto allineate. Una di fianco all'altra. Poi, una volta fatto questo, per ognuna di queste tracce dovrò creare un marker e dovrò creare dei meta event che saranno poi richiamabili attraverso dei controller esterni, delle pedaliere o degli shortcut. Boh, quasi finito. Qua. Questo lo sposti. Di lì vediamo un po' il progetto. La mia testa qua in mezzo dà fastidio. Boh, ci siamo. Adesso io cosa devo fare? Innanzitutto seleziono tutte le mie tracce con Command A. Vado qua nella Global e sulla scritta Marker creo Marker dalle regioni. Quindi adesso qua in alto, tasto destro, configuro Global Track, tolgo tutto tranne i marker, perché mi interessano soltanto i marker. Come vedete qua in alto ad ogni marker è assegnata una mia base, una mia canzone. Adesso per comodità con i meta event mi conviene rinominare i marker assegnandoci anche un numero univoco all'inizio di ognuno. Vado qua nell'event list, c'è il tab dei marker. Doppio clic sul primo, qua in basso metterò uno, nel secondo metterò due, perché ogni marker è sequenziale. Sei, sette e otto. Ok, quindi ogni marker adesso avrà un numero univoco che per me sarà comodo da vedere, perché altrimenti se non avessi questo numero, oltre l'universo qual era? Che era la 7, la 8, la 9? Ricordiamoci che siamo dal vivo, quindi abbiamo delle luci, abbiamo del fumo, abbiamo del pubblico, non possiamo perdere troppo tempo a guardare un monitor. Possiamo anche ingrandire questa schermata qua, ma questo numero qua comunque mi aiuterà. Posso anche cambiare il font se non sbaglio, vediamo un po', sì, posso anche cambiare il font, ecco qua, posso farlo bello grande. Bello ciccione. Vediamo un po'. No, me lo fa ciccione qui, ma non lo vedo ciccione qua. Vabbè, non importa. Cosa devo fare adesso anche? Assegnare tre shortcut. Uno è la barra spaziatrice per il play e stop. E lo dovrò assegnare anche a un ipotetico controller. Mi bastano tre pulsanti. Play e stop. E go to previous and next marker and enable cycle. Praticamente vai al precedente o al successivo marker and abilita un ciclo. Li trovo qua. Scrivo marker. E vedete che c'è set locators by marker and enable cycle, che è uno. Set locators by previous marker and enable cycle,
Seth Locators by Next Marker e Nemo Cycle. Sì, Cycle. Mi interessano questi due qua, che io ho impostato come Ctrl Option virgola e Ctrl Option punto. Cosa fa sta roba qua? Ctrl Option punto mi fa lo spostamento dei marker, mi seleziona il marker successivo e mi fa un ciclo intorno. Questo mi permette, col Play Store, le forze dell'ordine. Ecco che io, facendo così, immaginate di avere un controller tra pulsanti, oppure una pedaliera MIDI proprio da chitarrista con il play e stop in un pulsante, il secondo pulsante go to next marker e il terzo pulsante go to previous marker. Facendo così già la mia impostazione live è benché pronta, perché io vado all'inizio del mio progetto, ovviamente le basi avranno in un canale il click per il batterista e nell'altro tutto ciò che va invece al play, all'impianto, play e stop. Il problema qual è? Che se io mi dimentico di lasciare abilitato questo, perché io sono intrippato magari con l'assolo di chitarra o che cosa, ecco che a un certo punto qua ricomincia da capo. Ecco che allora è importante anche impostare due meta event alla fine di ogni clutch. Creo una clutch software instrument per ognuna delle mie tracce e alla fine della mia porzione vado a creare una regione MIDI di questo tipo, una regione MIDI vuota in cui, facendoci doppio clic, non ci sarà assolutamente niente. Però io vado qua nei meta event, ovvero ricomincio, ve lo faccio vedere di nuovo, tasto destro, crea MIDI region, e qua nell'event list, questa volta, in prossimità dell'inizio della regione, quindi porto il playhead lì, vado a creare non una nota, ma un meta event col tasto più. Ne devo creare due. Il primo meta event sarà un stop. Quindi vado qua, gli dico qua, ferma il playback. Così facendo, se io sono in play, sono intrippato con la sola chitarra o che cosa, ecco che il progetto si ferma. E poi con Ctrl Option, punto, o con la mia pedaliera, vado avanti fin quando mi interessa. L'altro meta event è importante invece nel caso che io voglia fare in automatico il jump nella seconda canzone. Così che io sono poi pronti via, con lo stop, col play della mia pedaliera. Quindi vado a creare un secondo meta event, questa volta è un go to marker, in questo caso qua mi vai al secondo marker. Quindi cosa succederà? Succederà questo, io sto suonando, sono alla fine della mia percorso, prendo l'applauso del pubblico, ecco che ha stoppato la riproduzione ed è andato nel secondo marker. Io adesso questa la duplico due volte, no, posso anche far così direttamente, ne metto una in fondo ad ogni mio. Una mia canzone, volendo posso duplicare questa e fare anche in modo di avere due regioni MIDI, una solo per lo stop e una solo per il go to marker, così che magari è comodo da identificare la parte. 2. Queste regioni qua adesso io andrò a metterle alla fine
Adesso qua addirittura ho lasciato la base pienotta così, mettiamo qua, segue. Qua in questo meta event vi dico ok stop, va bene, ma qua mi va il marker 3. Qua mi vai al marker 4 e così via. Così facendo avrò la mia base che sarà tutta completamente gestibile. E nel caso che io debba fare una nuova scaletta, perché magari siamo in un live, non con 8 canzoni, ma ci hanno chiesto di fare soltanto 2 pezzi, magari dobbiamo fare l'intro e poi passare direttamente al brano 6, e poi dal brano 6 andare ad esempio al brano 3, non andiamo a fare una nuova scaletta con solo il brano 1, il brano 6 e il brano 3, ma andremo a fare una cosa del genere. Qua andremo a dirgli, vai alla 6 e poi in fondo alla 6 andremo a mettere questa che mi va alla 3. Ed ecco che command Z arrivato qua si stopperà. Cosa ha combinato adesso? Cosa stai facendo? Facciamo uno stop playback. Go to marker 6. E non vai al marker 6. Cosa non ti piace? Ho fatto qualche stupidaggine io, qua mi vai a marca 6. Ecco che è andato. 2 3 4 3 4 1 2 3 e qua mi andrà il 3. Ecco qua. Spero di essere stato chiaro. Auguro a tutti una splendida estate piena di musica dal vivo e che dire, buona musica. Ciao, ciao a tutti.